con noi su Radio Facebook Milano, oggi direttamente da Virgin Radio, Mattia Rossi. Ciao carissimo. Ciao Gigi, ciao a tutti. Come stai? Benone, sono qui bello carico di sonno come al solito, ma eccomi qui. Per coloro che ci ascoltano su Radio Facebook Milano, diciamo in breve chi sei. Allora, io sono tecnico di produzione e regista di Virgin Radio. Mi occupo in particolare di un programma in diretta che si chiama Virgin Generation, che è in onda la sera. Poi faccio anche altre cose di produzione, varie pillole, anche mi occupo anche delle altre dirette a volte, in alcuni periodi, tipo in questo periodo mi sto occupando della diretta del mattino, il morning show, oppure capita anche a volte faccio il programma con Ringo, programma che ho portato avanti con lui per un anno e mezzo, circa 2 anni, e niente, faccio questo e spero di riuscire a farlo per anche per sempre, perché no. Emozione, hai provato la prima volta che sei entrato in una radio, Mattia? La prima volta che sono entrato in una radio è stato bellissimo, era il mio sogno da ragazzino. Sono entrato come stagista, la mia prima radio, la mia mamma radio è stata Disco Radio. Sono stato lì un anno e mezzo e per diversi motivi sono, dopo un anno e mezzo l'ho lasciata, ma sono rimasto legatissimo allora a tutti quelli che ci lavorano. È una radio che io adoro, appunto perché è quella che mi ha fatto nascere, ed è stata un'emozione fantastica, sì, guarda, indescrivibile. Si stava realizzando un sogno, quindi quando un sogno si realizza è la cosa più bella che ti possa mai capitare. Qual è stato il motivo scatenante per il quale hai cominciato allora a fare il tecnico di regia? E guarda, me lo stavo chiedendo anch'io, perché sto facendo questo? Non sono ancora riuscito a trovare una risposta, proprio perché la radio è quello che volevo fare. Ho iniziato come DJ nei vari locali, nelle discoteche. Perché i DJ stanno sempre con una cuffia messa e l'altra no? Perché ci sentono solo da un orecchio, quindi è inutile che tengano l'altro, tanto prima o poi tutti i DJ diventano sordi, guarda. Ah, bene, bene, beh, me lo chiedevo da anni. Sì, no, i DJ perché hanno solo un orecchio? Perché in pratica con un orecchio, con la cuffia, sentono una cosa, sentono la canzone che devono mettere dopo, cercano di capire le emozioni che devono regalare al pubblico che è lì in discoteca a ballare, e con l'altro orecchio sentono quello che sta succedendo in quel momento in pista. Il fatto di tenere solo un orecchio è una cosa prettamente che si usa nelle discoteche per mixare, per mettere i dischi. In radio no, in radio abbiamo tutti e due i padiglioni. Ho capito. I padiglioni messi. Un aggettivo con cui definiresti, ecco, il DJ che c'è in te? Il DJ che c'è in me, un bambinone. Perché? Perché sono un bambinone. Io quando faccio, o quando sono in regia, o quando faccio produzione al computer, mi diverto come se fossi un bambino. Gioco, scherzo, rido, ci metto il cuore e l'anima. Dato che io sono un bambino, allora sono un bambino anche quando faccio il DJ. Tant'è vero che quando ho iniziato come DJ mi chiamavano Bimbo Mix. Però, e allora a questo punto ti chiedo, qual è la tua filosofia di vita? La filosofia di vita è prefissarsi uno scopo e far di tutto per raggiungerlo. Ma tutto, qualsiasi cosa, anche se ci si impiega anni e anni, bisogna raggiungere lo scopo che si è prefissato, bisogna fare quello, ognuno deve fare quello che ama, che desidera. Quanto conta l'aspetto fisico nel lavoro che fai, Mattia? Da 0 a 10? Sì. 1 a 10? 10. Sì. In radio quindi si sente solo, non si vede nessuno, quindi non conta molto. Certo, spesso quando si fanno dei colloqui o incontri la persona per la prima volta, purtroppo ci sono molte persone che si fermano, che si basano sulle apparenze, però basta conoscere un attimo chi hai di fronte. L'aspetto fisico non conta molto, ma sia in radio, sia nelle discoteche, sia in televisione, sia qualsiasi cosa si faccia.
Quali sono i programmi che bisogna saper usare per fare il tuo lavoro? I programmi, guarda, si impara qualsiasi cosa, si impara tutto. Per fare il mio lavoro io uso un programma, per si chiama Audition, più ce ne sono tanti altri, però quello che uso per questa radio si chiama Audition per la produzione. Poi c'è il mixer, il banco regia, ci sono vari programmi per la messa in onda, per andare in onda, per appunto per fare regia, ci sono tante cose. Ma non è detto che uno debba nascere, cioè nessuno nasce imparato. Quindi se uno vuole fare questo lavoro, col tempo riesce ad imparare, si impara sempre tutto. Un brano che definirebbe il tuo io interiore? Il mio io interiore? Guarda, uno non ce n'è, non c'è uno. Ce ne sono diversi. Tipo in questo momento quello che mi piace è il suo stile ska punk e sono i Goldfinger, Get Up si chiama. E poi c'è un altro io interiore un po' più discotecaro, un po' più commerciale, che è quello di Jennifer Lopez, On The Floor, l'ultimo, nuovo. Cosa pensi di Ringo? Se mi vuoi fare un'altra domanda, perché fra un po' le vedo, sarebbe meglio, altrimenti no, scherzo. Allora, Ringo è quello che mi ha insegnato a fare regia, ad andare in onda in radio, ad andare in diretta, ma mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato molto. Anche a furia di lanciarmi i giornali addosso, a furia di insulti, Ringo mi ha insegnato tanto, quindi è davvero una persona. Anche lui è un po' un bambinone come me. Gli piace scherzare, ridere, sparare cazzate, però è una persona, al di là delle apparenze, una persona molto seria. Allora, carissimo, io ti ringrazio di essere stato ospite di Radio Facebook Milano con GGJ. Allora, mi raccomando, ragazzi, ascoltatori di Radio Facebook, musica a palla e divertitevi sempre, sempre, sempre.